Provate invece a vedere il versetto 9 e questa prima parte del versetto 10. Provate con insistenza la ripetizione del dimostrativo questo, ze. E poi trovate la ripetizione del abbiamo sperato, chi vivo. Poi c'è la ripetizione della radice salvare, weyoshienu e bishuato. Naturalmente per voi che state apprendendo l'ebraico è un po' difficile vedere in queste due parole la stessa radice, ma lo impareremo, non preoccupate. Allora, uno schema possibile lo troviamo dalla linea 95 alla linea 99. Abbiamo questo, poi abbiamo sperato più ci salvasse, questi abbiamo sperato più la sua salvezza e poi abbiamo la ripetizione di questo. È dunque un'altra struttura che sta a sé stante, un'altra dunque strofa. Noi perciò abbiamo, sotto il profilo strutturale, una specie di struttura concentrica. Alla linea 85 mettete la parola, la letterina A. Alla linea 87-88 la letterina B. Alla linea 91-93 la letterina C, alla linea 95-99 la letterina B con un apostrofo, B' e alla linea 101 la letterina A'. Avete una struttura concentrica, cioè la parte più importante quale sarebbe? Il versetto 8, il centro. Quello è il punto focale. Cominciamo la nostra piccola fatica nell'esplorare la prima strofa che è fatta dai due versetti 6 e 7. Abbiamo visto che questi due versetti sono dominati dall'espressione questo monte e tutti i popoli. È una cosa strana. Perché? Tutti quanti sapete come mai Paolo va a finire in prigione a Cesarea, poi a Roma e poi fa la brutta fine che conosciamo. Il motivo era che Paolo avrebbe portato nel Tempio di Gerusalemme un pagano. E c'è, l'hanno trovata anche l'iscrizione in greco. C'era questa iscrizione in greco che adesso fa parte dei reperti archeologici, dove si diceva con chiarezza che coloro che non essendo di fede ebraica, se osavano entrare nel Tempio, avrebbero dovuto subire la pena di morte. Ora Paolo, lui è ebreo, quindi nel Tempio può andare, ma lo hanno accusato di aver portato uno che era pagano dentro al Tempio. Siamo più o meno verso l'anno 59, 58, 59, 60 dopo Cristo. Come mai due secoli prima si dice che tutti i goim sono i popoli pagani, salgono, vanno su al Tempio, cioè il monte per eccellenza nel mondo biblico era il Tempio di Gerusalemme. Tenete presente che questo dato fa impressione. Perché? Perché sul monte, sul Tempio, si compiono i sacrifici e normalmente i sacrifici sono cosiddetti sacrifici di comunione, il Zebach Shelamim, cioè quel sacrificio dove parte si brucia in onore di Dio, parte si mangia. E ci sono anche delle prescrizioni ben precise dove si dice che questo pasto va condiviso
con i preti, parenti, amici e poveri, non con gli infedeli, non dunque con i pagani. E qui stranamente invece dice che il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un banchetto. Abbiamo dunque la rottura di tutte queste vecchie regole escludenti che facevano parte del popolo ebraico. Cioè tutti i popoli sono invitati come gli ebrei a far parte di questo sacrificio di comunione con Dio. Tenete presente che mangiare davanti a Dio è un privilegio che solo pochi potevano avere, e quindi solo il popolo ebraico. Provate a pensare che nel Sinai, quando hanno fatto l'alleanza, solo Mosè con 70 anziani, 70 rappresentanti del popolo, salgono sul monte, mangiano il sacrificio dell'alleanza, che è uno Zebach Shelamim, e annota lo scrittore sacro: contro i privilegiati degli israeliti non stese la mano. Essi videro Dio e tuttavia mangiarono e bevvero. C'è una cosa eccezionale, perché Dio stermina coloro che mangiano e bevono davanti a Lui se a Lui non sono graditi. Vi è chiaro questo? Ora, stranamente, alla fine del mondo tutti i popoli saranno graditi a Dio. E noi diciamo, vabbè, ma insomma non siamo mica adesso alla fine del mondo. Questo è un errore teologico, perché con la morte e con la resurrezione di Gesù la fine del mondo è iniziata. Sotto il profilo della teologia cristiana neotestamentaria, noi non siamo più nel tempo, noi siamo nell'ultimo tempo. Ormai la fine può essere questione anche di qualche minuto, come di qualche migliaia di millenni. Non lo sappiamo. Ormai siamo alla fine, non dobbiamo più aspettarci niente come novità da parte di Dio. Questo è un dato molto importante, per cui questo universalismo non è una cosa che verrà, è una cosa che dovrebbe già esserci. Però noi cristiani non siamo stati educati a questo, perché noi adoperiamo ancora criteri di tipo culturale per dire che i musulmani sono allo stadio medievale rispetto a noi occidentali. Adoperiamo criteri culturali per dire che i popoli dell'Africa sono ancora all'età della pietra, e se non sono all'età della pietra ne sono appena usciti, e quindi sono, in rapporto a noi, indietro di almeno 8 millenni, 9 millenni. Mentre invece i criteri con cui la parola di Dio ci aiuta a avvicinare le altre culture è proprio questa: Dio ha rotto i confini e accoglie nel suo tempio tutti i goyim, tutti. Non c'è dunque questa specie di spartizione culturale a cui noi siamo abituati. È un invito modernissimo ad andare al di là del come i popoli vivono e cercare ciò che è essenziale in noi e in loro, perché ciò che è essenziale è comune. Ed è questo che crea la possibilità di dialogo fra chiunque. Dire queste cose oggi è pericoloso. È pericoloso perché tutti quanti noi cominciamo ad avere, volenti o nolenti, cominciamo ad avere la percezione che dentro di noi nascono degli anticorpi contro qualcosa o qualcuno. Vuoi chiamarlo uomo di pelle nera? Vuoi chiamarlo musulmano? Vuoi chiamarlo slavo? C'è qualcosa che non funziona nel nostro tessuto sociale, anche tra i cristiani. Ci dimentichiamo che di fronte a Dio, per l'eternità, o saranno cambiati loro o saremo cambiati noi.
comunque staremo insieme. Vale la pena cominciare a prendere familiarità con questo modo di pensare. Poi c'è un altro piccolo particolare, questo mi è piaciuto sottolinearlo perché questi cibi succulenti e vini raffinati, vuol dire proprio se mangia, se beve a tamburo battente, sì, se volete, perché in una civiltà dove la fame era abbastanza compagna delle persone, mangiare e bere era il massimo della felicità. Ma vorrei sottolineare questi vini particolari, perché provate a fare una piccola fatica, andate alla linea 118, il profeta, scusate, alla linea 113, non 118, il profeta Gioele dice che alla fine del mondo le montagne, non le viti, le montagne stilleranno vino nuovo, il novello che si beve adesso, una specie di vino di mosto che non si sa bene, una leccornia per gli orientali. Noi invece siamo abituati ad altri gusti. Ma quello che è importante è questo vino abbondante. Il vino abbondante è sempre stato segno di grande gioia. Ricordate il Salmo che dice che il salmista benedice il Signore perché ha inventato il vino che rallegra il cuore dell'uomo. Le nozze di Cana. Gesù stesso che dice io non verrò più del frutto della vite fino a quando non verrà il nuovo regno. Abbiamo un cenno perciò a questo elemento simbolico che per l'ebreo non è solo un elemento che assumerà questo valore, ma è un elemento del futuro che noi possiamo già pregustare adesso. Quando loro bevevano un buon bicchiere di vino, dicevano questa specie di micro ebbrezza che io provo sarà la situazione futura, quindi io già adesso anticipo una briciola di ciò che sarà l'esperienza futura. Solo che, se tenete presente, questa esperienza non è individuale e collettiva, è fatta con tutti. Per noi diventerà difficile offrire un bicchiere di vino a un musulmano, perché loro di per sé non dovrebbero berlo. Poi vi dicono, se non lo dici a nessuno, lo bevo. E noi le lodiamo e dopo sghignazziamo perché diciamo, ma guarda che incoerenti. Non sono incoerenti. Per il musulmano peccato è ciò che viene visto dagli altri, non ciò che loro fanno. Mi spiego? Per cui se noi diciamo guarda che bere vino per noi non è peccato, loro si salvaguardano dicendo non dirlo a nessuno. Perché se lo dici a qualcuno allora diventa peccato, se non lo dici a nessuno non è peccato. È una morale un po' diversa dalla nostra. Questo concetto di anticipare il futuro fin da adesso non è un concetto estraneo al cristianesimo. Provate infatti a seguirmi a livello teologico. Quando noi facciamo la comunione eucaristica, noi ci appropriamo del corpo e del sangue di Cristo, vero? Ma di quale Cristo? Del Cristo prepasquale o del Cristo risorto? Il Cristo risorto, ma la risurrezione non appartiene a questo mondo, appartiene al mondo futuro. Ecco perché i biblisti dicono che la risurrezione è un fatto reale accaduto nella storia, ma non è un fatto storico, perché non appartiene alle cose di questo mondo, appartiene alle cose del mondo futuro. Gesù l'ha semplicemente anticipata. Mi spiego? Quando noi diventiamo una cosa sola eucaristicamente con il Signore, noi ci appropriamo oggi di un qualche cosa che appartiene al futuro. Ed è ciò che noi invochiamo nel Padre nostro, ricordatevelo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Io vi ho insegnato che dietro la parola quotidiano
c'è il vocabolo epiusion, che è un apax legomeno, cioè compare solo lì in tutta la lingua greca. E sappiamo che Girolamo, a cavallo fra il IV e il V secolo, a Betlemme, lui aveva il suo monastero, e un rabbino, amico suo, lo porta a Malulà, al sud della Siria, dove c'era già allora, e c'è ancora oggi, questo villaggio dove si parla aramaico antico. E lui sono cristiani, e si è fatto dire il Padre Nostro. E ha scoperto che al posto di pane quotidiano, l'aramaico ha pane del domani ultimo. Pane del domani ultimo. Quindi noi ogni giorno diciamo: Signore, dacci qualche segno, qualche piccola briciola di quel pane che farà parte del banchetto. Chiamiamolo così, escatologico, nuziale del futuro. Ancora, andate alla linea 69. Dunque i popoli vengono ammessi a questa comunione con Dio, non c'è più paura di morire, questa esperienza del futuro la possiamo fare anche nel presente, se non altro qualche briciola di futuro la possiamo oggi sperimentare, ma poi c'è un altro elemento che qui viene espresso, dice il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti sarà strappata. Strapperà, egli strapperà su questo monte il velo. Sion. Sion, 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 è un'elissi tipica di tutta la lingua. Sì, 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 sì. Certamente non è la ripetizione, è qualcosa di molto più rotondo e maturo, perché qui non si parla di resurrezione, Gesù parla di resurrezione, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risorgerò nell'ultimo giorno. Beh, qui siamo... Gesù parla del regno dei cieli proprio così. Sono questi i testi che non parlano così, perché sono testi cosiddetti mancanti, e cioè se io devo spiegare il calcolo infinitesimale a mia nipotina che ha 7 anni, capite bene che non glielo posso spiegare, non gli posso spiegare la teoria della relatività. Gli posso fare degli esempi. Allora, forse attraverso gli esempi lei può intuire qualcosa, ma non può formalizzare a livello astratto, a 7 anni, una teoria o del calcolo infinitesimale o della cosiddetta teoria della relatività. Ma non posso neanche dire che dopo gli esempi che io gli ho fatto lei sia totalmente digiuna. Più o meno nell'Antico Testamento succede la stessa cosa. Non si può dire che queste persone, questi chiamiamoli sapienti, escatologici, non abbiano intuito come sarebbero state le cose. Ma non hanno una visione completa, formalmente anche coerente. Loro hanno colto alcuni elementi essenziali e li hanno detti, ma non hanno colto tutto. Ecco perché c'è differenza fra l'escatologia cristiana e l'escatologia veterotestamentaria. Qui si inizia ad abbozzare ciò che sarà il futuro. È come se loro iniziassero a narrare ciò che il cristianesimo invece descriverà.